Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Oggi non tratteremo un caso ma ben due, passando dalla Corea al Giappone. E il motivo di tutto ciò è perché ho visto un telefilm coreano di nome Glory, che mi ha un po' ricordato il film giapponese Kokuhaku, sia perché c'era una certa somiglianza tra le protagoniste e anche perché entrambe erano delle insegnanti e entrambe volevano prendersi una vendetta nei confronti di chi non le ha trattate con rispetto. Una delle scene più grafiche di questo telefilm è sicuramente quando la protagonista, questo lo vedete già nel primo episodio quindi non è spoiler, viene accerchiata dai suoi bully che la tengono ferma mentre la capa, insomma, di questi bully la aggredisce con un ferro per i capelli marchiandola. Proprio questo che vi ho appena descritto è quello che ha vissuto la povera ragazza coreana di nome Kim della città di Cheongju, mentre la parte della vendetta si è ispirata magari a quello che è successo a Saga, dove un uomo di nome Asahi per 12 anni ha programmato come vendicarsi dei suoi compagni di classe che lo maltrattavano al tempo del liceo. Lui tra l'altro è riuscito a invitarli tutti a una festa e di lì si sarebbe vendicato. Ma bando alle ciance e andiamo subito ad addentrarci in questi due casi. Buona visione. Ragazzi, se volete una piccola descrizione comunque della storia di The Glory, vi consiglio di vederlo comunque perché vi do un incipit, ma poi la storia vera, insomma, queste cose che vi racconto vengono descritte nei primi minuti del primo episodio, quindi non credo che vi andrà a fare spoiler. Comunque in ogni caso la storia appunto è di questa ragazza e di tutte le cose che ha vissuto durante il suo periodo delle superiori. Infatti è stata maltrattata da questo gruppo di bulli e le hanno fatte di tutti i colori, le hanno rubato dei soldi, la costringevano a fare varie cose e tra l'altro anche quella scena che è andata virale di quando la ustionavano con questa piastra incandescente. E nel dramma praticamente si vede lei che poi andrà a vendicarsi di questi bulli che erano, diciamo, privilegiati perché provenivano da famiglie più ricche, quindi se la prendevano anche lei, anche perché aveva uno status, diciamo, sociale meno in alto nella gerarchia della società coreana, diciamo così. E anche lei a un certo punto, quando era ancora alle superiori, cercherà poi di andare alla polizia per denunciare gli abusi che stava subendo, ma praticamente non le hanno creduto e addirittura i suoi genitori hanno accettato dei soldi dalla famiglia di questa ragazza che la bullizzava, che era una famiglia molto potente, e quindi hanno detto che si era inventata tutto e non li hanno creduto. Quindi immaginatevi vedere anche i propri genitori, non, cioè, forse le hanno anche creduto, però preferire dei soldi rispetto che fare giustizia con la figlia. Questo ci fa capire quando diciamo ci siano persone che danno più importanza ai soldi che all'amore che si può dare ai propri figli. È una cosa veramente triste e forse questa è stata la scena che più mi ha stupito all'interno di questo dramma. In ogni caso guardatelo se avete l'opportunità. Ecco, ci tengo a dire che comunque il regista di questo telefilm ha detto che, lo sapete, quel disclaimer che si mette all'inizio, non è tratta veramente da una storia vera, non è stata frutto dell'ispirazione, però veramente ci sono tantissimi elementi che fanno pensare il contrario e si avvicinano moltissimo a questo caso di cronaca che è accaduto in Corea, di cui vi andrò a parlare. Il dramma inizia intorno al 2004, quando i compagni di classe hanno circa 17 anni, ma nella realtà questo caso è accaduto nel 2006 e invece di trattarsi di studenti delle superiori si trattava di studenti delle scuole medie. E la scuola era appunto la scuola di Cheongju, dove nel maggio del 2006 una studentessa di nome Kim avrebbe affermato che per 20 giorni è stata tormentata e torturata dai suoi compagni di classe. E la cosa più terribile è che lei è dovuta andare personalmente da sola alla polizia a denunciare questo fatto perché nessuno si era schierato dalla sua parte o le voleva credere. E quello che lei ha detto è che era tormentata dai suoi compagni di classe 3 perché non voleva rispondere alle domande che le facevano. Questo era il motivo per cui l'hanno tormentata. Questi tre studenti le hanno inizialmente detto che doveva portare loro dei soldi e che avrebbe dovuto portarli ogni giorno, altrimenti avrebbero iniziato a tormentarla. Inizialmente la prendevano, diciamo, la colpivano con dei libri e poi hanno iniziato a picchiarla anche in modo più violento e tra l'altro sono arrivati anche a colpirla con degli aghi e successivamente sono anche passati a colpirla con delle mazze da baseball. L'hanno poi aggredita con questo ferro caldissimo
con cui l'hanno colpita e le hanno lasciato dei segni che tuttora le sono rimaste su tutto il corpo. E hanno detto che la colpivano con questo arricciacapelli ogni tot giorni, la ricolpivano perché comunque le ustioni, quando si iniziavano a rimarginare, loro tornavano a colpirla. E tra l'altro c'erano due studenti che la tenevano ferma e l'altra che invece ne andava a posare questo ferro di lei, insomma. Avete presente quando le ferite iniziano a rimarginarsi, queste andavano proprio a colpire in quei punti là, quindi immaginate il dolore. E questo era una punizione per non aver portato dei soldi in questi giorni. E la cosa più sorprendente è come mai questa ragazza non ha ricevuto aiuto prima, perché ha dovuto sopportare tutto questo per ben 20 giorni. E il motivo è che, proprio come nel telefilm, anche questa Kim non aveva il supporto dei suoi professori, dei suoi coetanei e neanche dei suoi genitori. E quindi sembrava che anche queste persone che avrebbero dovuto starle appresso in realtà non le prestavano più che tante attenzioni. Il padre, tra l'altro, si ricorda che c'erano dei momenti in cui Kim si svegliava a metà della notte e urlava. E anche quando Kim, la figlia, appunto, ha chiesto a suo padre che voleva spostarsi di scuola, lui ha detto: ehi, vabbè, insomma, tutti gli studenti vogliono cambiare scuola, e non ci ha dato più che tanto peso. E non si è assolutamente accorto di tutto quello che questa ragazza stesse vivendo. Sembra che questi bulli, insomma, si comportavano davanti ai genitori come se erano migliori amici di Kim, mentre dietro le quinte le facevano tutto questo. E quindi è stato solo dopo 20 giorni che finalmente Kim ha avuto il coraggio di andare dalla polizia e dire quello che stava subendo. Tra l'altro, tutti questi episodi nel telefilm succedono nella palestra della scuola, mentre in questi fatti che sono realmente accaduti, tutto avveniva all'interno della classe. È incredibile come nessun professore si sia mai accorto di nulla. 20 giorni così è assolutamente assurdo. Probabilmente posso capire magari gli altri studenti che magari potevano aver paura che sarebbero diventati nuovi target, ma i professori, secondo me, è incredibile che non abbiano notato nulla. Ad ogni modo, sembra che la ragazza sia andata alla polizia a denunciare il fatto, però aveva talmente paura di questi bulli che, invece di dire i nomi dei tre compagni di classe che l'hanno aggredito, ha fatto i nomi di tre altri compagni che sono diventati vittime a loro volta, perché le loro informazioni sono state diffuse in internet e potete immaginare, insomma, il brutto periodo che hanno vissuto. In ogni modo, la polizia è riuscita a scoprire poi chi erano costoro che l'hanno aggredita, e due di loro non ci sono state ripercussioni, ma la capa del trio è comunque stata poi riportata alla polizia e ha subito le conseguenze, anche se in realtà non ci è dato sapere esattamente che cosa le sia successo o in che modalità abbia pagato per le sue colpe, o se abbia pagato per ciò, dal momento che probabilmente, essendo ancora una minorenne, è stata protetta dalla legge sui minori, e quindi non ci ha dato sapere esattamente che cosa si è andata incontro, diciamo, ecco. Appunto, sono passati 17 anni da questo caso, ma non si sa appunto che cosa è successo, però sembra che una leggera punizione sia stata data anche ai professori che non hanno notato o comunque non hanno avvertito di quello che stava succedendo. E possiamo sapere comunque che questi studenti erano dell'annata del 1991 e che adesso dovrebbero avere sui 32 anni, e quindi, proprio come nel telefilm, magari queste studentesse adesso sono delle mamme, stanno vivendo una vita bella e in passato si erano comportate in modo così spregevole. E un'altra domanda che molti si fanno in internet è: ma anche se sono passati comunque 17 anni da quando sono accaduti questi fatti, è giusto riportare a galla quello che è successo? È giusto che vengano diffuse informazioni su una cosa che è successa 17 anni prima? Questo è un po' il dibattito che avviene online. Devo dire che la maggior parte delle persone sembra più propensa a fare giustizia, quindi vogliono che questi nomi escano perché non si sanno i nomi di questi bulli, mentre ce ne sono altri che ritengono che ormai è passato troppo tempo. Non lo so, ragazzi. Secondo me, se queste persone non hanno chiesto scusa, anche alla luce di questo telefilm, non so se non lo so, ragazzi, è una questione troppo complicata. A loro volta magari questi bulli hanno dei figli, e quindi anche questi figli poi magari finirebbero per entrare anche loro nel mirino, quindi diciamo è una situazione molto complicata. Però spero che questa ragazza che ha ricevuto bullismo, adesso 32enne, abbia trovato la pace interiore e che sia riuscita in qualche modo ad avere giustizia. Adesso andiamo a vedere invece il caso
caso di un'altra situazione di bullismo. Qua ci spostiamo nel 2 gennaio del 1991 alle ore 17 nella città di Sagasaki in Giappone, quando c'è stato qualcuno che ha organizzato, diciamo, una riunione scolastica. Sono passati ben 12 anni da quando si sono rivisti e sono stati invitati a questa festa 42 ex studenti e 5 ex insegnanti. Questa riunione è stata, diciamo, organizzata da un uomo di nome Asahi. E la cosa particolare è che costui che ha organizzato questo evento, il giorno della riunione, non si è presentato. Quindi immaginatevi che c'erano tutti questi studenti che stavano festeggiando il fatto di rivedersi dopo tanto tempo e così mangiavano, insomma c'era questa festa, eccetera, eccetera. E era una normalissima riunione di scuola, come nulla fosse, diciamo, questi studenti che si sono rivisti dopo 12 anni e hanno parlato, diciamo, dei vecchi anni passati, probabilmente. Tuttavia, immaginatevi che dopo che hanno finito questa cena, il giorno dopo si sono svegliati con il giornale, diciamo il quotidiano di quel giorno, e hanno visto che l'organizzatore di questa cena era stato arrestato per aver tentato di organizzare un omicidio. Parlando adesso di Asahi, Asahi era un ragazzo figlio di due insegnanti che aveva iniziato le scuole elementari ma non era mai, diciamo, entrato molto in sintonia con i suoi compagni, era sempre da solo e veniva spesso, diciamo, non lo so, detta sua, preso in giro, comunque era sempre lasciato in disparte. E i genitori, che erano degli insegnanti, si sono accorti di ciò e per questo poi l'hanno trasferito nelle scuole medie in un altro istituto. E c'è da dire che in Giappone solitamente molte scuole hanno le elementari e le medie nello stesso edificio, quindi è come se fosse nella stessa scuola. Non tutte, però ce ne sono anche di questo tipo, come in questo caso. L'hanno trasferito in quest'altro istituto, ma ancora una volta non riusciva a integrarsi, anzi qui ancora peggio, lo prendevano veramente in giro e tra l'altro lo colpivano alla testa addirittura con una sedia o con le scrivanie. E quindi ha subito in più occasioni del bullismo e tra l'altro lo rinchiudevano anche all'interno dello sgabuzzino per le pulizie. Questo ha portato anche, insomma, questi atti di bullismo gli hanno portato anche vari punti, quindi si è fatto anche delle ferite, quindi potete capire come c'era stata un'escalation di tutto quello che stava vivendo. In alcune occasioni gli hanno anche abbassato pantaloni e mutande davanti a tutti i suoi compagni e tutti lo prendevano in giro e lo hanno fatto anche bere l'acqua del gabinetto. E insomma, tutti questi episodi di bullismo molto gravi e molto, diciamo, che ti possono veramente, come dire, lasciare il segno e una cicatrice che possono durare tutta la vita, e molto probabilmente questo è quello che questo uomo è andato incontro. E tra l'altro sembra che questo giovane studente abbia anche provato a dire quello che stava subendo a altri professori o anche ai genitori, ma quello che gli dicevano lui probabilmente: tu hai fatto qualcosa per farli arrabbiare, devi essere un uomo, devi saperti difendere da solo. Questa è stata la reazione dei genitori e dei professori, che è veramente orribile. Questa è la risposta che questo ragazzo ha ricevuto dagli adulti come un ragazzino di una scuola media. Lui ha detto che ha passato gli interi anni delle medie in questa situazione e successivamente è andato a studiare in una scuola superiore, che la materia principale era la chimica, ha fatto poi anche la laurea in chimica e i genitori erano molto orgogliosi di lui, visto che, insomma, comunque penso che laurearsi in chimica non sia per nulla facile. Ma la parte più spaventosa di tutto ciò è che tutto questo era parte di un piano che aveva ideato molti anni prima. Quindi, proprio come nel telefilm, che la protagonista ha praticamente passato la vita nel tramare una vendetta, anche in questo caso questo Asahi ha passato la sua vita nel cercare di portare avanti la sua. Quindi il fatto che questo Asahi abbia finito per completare i suoi studi in chimica e poi abbia trovato anche un lavoro, appunto, molto specifico, sempre legato a questa sfera della chimica, era tutto parte di un piano di vendetta che avrebbe portato, appunto, alla sua rivincita contro i suoi bulli proprio in quel giorno. E tra l'altro lui, durante gli anni delle medie, teneva anche un diario in cui scriveva i suoi pensieri e in più occasioni lui diceva: non vedo l'ora che arrivi il giorno in cui potrò vendicarmi di voi, come potrò uccidervi, che cosa vi farò.
queste erano alcune dei suoi diari. E sembra che quello che lui aveva studiato era ideare il piano di come avrebbe potuto fare una bomba fatta in casa. Quindi lui sembra che ha passato tutto il suo tempo a provare, a sperimentare e a cercare di mettere insieme diverse sostanze chimiche e materiali per poter creare la sua bomba. Asahi all'epoca aveva 27 anni e si sentiva finalmente pronto per portare a termine la sua vendetta. Aveva cercato di prendere tutti i contatti con tutte queste persone per organizzare questa reunion, si era segnato tutti i loro indirizzi e i loro numeri di telefono appunto per poterli invitare a questo party. E sembra che oltre a volersi vendicare appunto contro gli studenti, volesse vendicarsi anche contro gli insegnanti che per anni l'hanno visto essere vittima di questo bullismo senza mai provare ad aiutarlo, che forse secondo me è ancora più grave dei bulli stessi, assistere a un atto di bullismo, essere nella posizione di poterlo difendere, perché io posso capire i coetanei, ma un professore che vede un ragazzo in quelle condizioni non fare niente è veramente un comportamento spregevole, sinceramente. E sembra che lui avesse in vario modo, perché comunque erano gli anni 90, all'inizio degli anni 90 non c'era internet, quindi non era così facile organizzare una reunion con 40 persone, quindi sembra che abbia passato comunque varie settimane nel cercare di trovare il giorno perfetto in cui tutti e 40 gli invitati sarebbero potuti essere presenti a quella reunion, e sembrava che fosse veramente entusiasta di questo momento e quindi tutti hanno deciso di partecipare. E appunto il giorno che era stato scelto era il 2 di febbraio, il giorno in cui, come scrive anche nel suo diario, avrebbe finalmente fatto provare quello che lui ha vissuto, si sarebbe finalmente potuto vendicare nei confronti di questi soggetti che per anni lo hanno tormentato. E tra l'altro sembra che Asahi, alcuni giorni precedenti al 2 di febbraio, si sia anche licenziato dal posto dove lavorava. Era pronto a praticamente sacrificare proprio la sua vita pur di portare avanti la sua vendetta. Lui ormai viveva solo per potersi vendicare. Che vita triste. E sostanzialmente lui ha preso una serie di bottiglie, ci ha messo all'interno dell'arsenico, e apparentemente questa era una birra straniera che aveva un sapore piuttosto strano, quindi probabilmente nessuno l'avrebbe notato o nulla di che. Poi aveva anche preparato delle bombe fatte in casa. Ad ogni modo, quello che è successo è che in realtà alcuni giorni prima, diciamo, di questo fattaccio, la madre di questo Asahi è andata nella sua stanza, appunto perché si era licenziato da questo lavoro ben pagato e ottimo che aveva ottenuto, e quindi voleva capire che cosa era successo, quindi è andata un po' a rovistare nelle sue cose e ha trovato questo diario in cui ha detto queste cose, nel momento in cui ha scritto che avrebbe voluto fare questa vendetta e in dettaglio che cosa avrebbe fatto. La madre ovviamente si è preoccupata e lo ha subito segnalato alla polizia. La polizia è andata a investigare, ha scoperto poi che già nella location dove sarebbe avvenuto il party aveva già pianificato delle bombe e aveva già portato delle birre appunto il 31 di gennaio, e quindi era già pronto per portare avanti questa vendetta. Tra l'altro, nel rovistare queste cose, una delle bombe è anche esplosa, facendo, in realtà non è morto nessuno, però comunque ferendo un ufficiale di polizia che era lì che stava indagando. E questo Asahi ha ricevuto 6 anni di galera, però adesso col fatto che comunque è uscito questo Telefilm The Glory, questa storia è un po' riemersa in superficie, e dopo che molti spettatori hanno potuto vedere in questo telefilm che cosa una vittima di bullismo ha potuto subire, tanti si sono chiesti se, ovviamente non se fosse giusto vendicarsi, perché ovviamente la vendetta non è mai la soluzione, però perché queste persone che si sono comportate così male tanto da rovinare completamente la vita di un altro individuo possano andare avanti con la loro vita senza dover far fronte alle conseguenze delle loro azioni dei tempi delle scuole. Quello che lui ha detto a Saki quando l'hanno arrestato, comunque ha ricevuto la sentenza, che quello che lui voleva era far sentire il proprio dolore, quello che ha subito, e che per una volta fosse preso sul serio, appunto perché negli anni delle medie nessuno gli ha dato ascolto. Immaginatevi vivere 12 anni col pensiero, l'unico pensiero quello di potervi vendicare. Deve essere una vita veramente triste, e mi chiedo se ci possano essere altri modi per poter far fronte ai propri bulli e potersi prendere in qualche modo una rivincita, o almeno trovare la pace, perché vivere 12 anni in quel modo non lo augura nessuno dopo aver passato quel periodo terribile alle medie. Probabilmente immaginatevi essere la vittima e vedere magari tutte queste altre persone che vi hanno trattato per anni così male andare avanti con la loro vita, essere felici, magari sposati con dei figli. Penso che questo sia stato quello che ha vissuto Asahi, e questo è il motivo per cui
si voleva in qualche modo vendicare, tanto che era disposto proprio a sacrificare la propria vita pur di potersi vendicare. Ragazzi, questa è veramente una situazione difficile da descrivere, perché per quanto ci siano delle persone che simpatizzano in qualche modo con questa persona, ovviamente vendicarsi è qualcosa di sbagliato che assolutamente non va fatto. Tuttavia immaginatevi se vi ritrovate con un corpo ricoperto di cicatrici per il bullismo che avete subito anni prima. Ragazzi, questa era la storia di oggi, è una storia veramente triste, entrambe le storie che vi ho raccontato. Io sono curioso di sapere la vostra opinione e fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Un saluto da Seba, ciao!